4.700 metri quadri dedicati all'esposizione di opere recuperate dalle macerie di chiese e piazze all'indomani del terremoto del 1908. Circa 750 opere fra la sezione archeologica, il percorso medievale moderno e le aree esterne, fra le quali i capolavori di Caravaggio, Antonello da Messina, Alibrandi e Montorsoli, solo per citarne alcuni. La nostra visita guidata in anteprima è un viaggio che parte dal Medioevo e arriva ai primi del Novecento, raccontando la storia della nostra città. L'impostazione del percorso ha privilegiato il suo inizio dal Medioevo, con una scritta in arabo che esalta un re cristiano. Dal Medioevo si arriva alla parte del 400, dei fiamminghi, ma soprattutto di Antonello da Messina con il polittico di San Gregorio. Poi si arriva nel 500, dove c'è soprattutto la sala della Librandi, c'è il Nettuno del Montorsoli, siamo nella metà del 500. Accanto ci sono le due opere di Caravaggio, la Natività e la Resurrezione di Lazzaro, che costituiscono probabilmente l'elemento attrattore più importante di tutto il museo. Si sale a livello superiore, dove c'è tutto il percorso del 600, c'è anche tutta la parte del barocco, aspetto più catalizzante è quello della carrozza che c'è alle mie spalle, la carrozza del Senato messinese, per poi arrivare alla chiusura del percorso che è il secolo XIX, l'Ottocento, che si concludono poi con il terremoto di Messina. Il Museo Interdisciplinare Regionale di Messina si inserisce in un ampio parco museale di 17.000 metri quadri, quello che un tempo era il monastero di San Salvatore dei Greci. Per dimensioni e superfici espositive si configura come uno dei più grandi del meridione. Quando negli anni 80 fu progettato, l'intenzione dei progettisti fu quella di creare un rapporto forte tra il territorio e il paesaggio che circonda il museo, ma che è caratteristico della nostra città, con il museo, per cui camminare sul lato est del museo verso il mare è una passeggiata non solo in mezzo alle opere, ma anche in mezzo al paesaggio. La struttura architettonica che oggi ospita il percorso risale a un progetto iniziato nel 1984. Da allora una serie di interventi e modifiche riconducibili al programma coerente avviato da Franca Campagna e Antonio Virgilio. Dal 2010 la responsabilità scientifica dell'allestimento è dell'attuale direttrice Caterina Di Giacomo, in costante confronto con l'architetto Gianfranco Anastasio. Il MUME che oggi si apre alla città è strutturato su più livelli e la rampa circolare che li collega regala ai visitatori scorci unici e ripetibili sulle opere. La scelta di creare questi passaggi da un livello all'altro attraverso le rampe permette di poter godere di visioni molto particolari ed effetto rispetto a delle opere normalmente nelle chiese e nei palazzi stavano in alto e poco visibili. In questo modo si possono apprezzare una serie di opere nella loro complessità plastica e spaziale.